Salve a tutti, benvenuti sempre in questo Noi Sono Io video. Intanto ringrazio tutti quelli che stanno iscrivendo al mio canale per crescere ancora di più. Voglio ringraziare perché sono arrivato a 113 iscritti. 100, lo so, per i grandi youtuber non è una grande cifra, ma per me è una grandissima cifra. Ringrazio tutti i 113 iscritti che si sono iscritti. Veramente, però qualche giorno fa avevo fatto una scommessa, è stato che per mercoledì avevo detto se io supererò i 100 iscritti, addirittura supererò i 110 iscritti, la Juve vincerà la Champions League. Io i 110 iscritti l'ho superato, grazie a voi che mi avete sostenuto, grazie a voi che state mettendo tanti mi piace nel video per lei e nel video delle vittime. Vabbè. Comunque ragazzi, finalmente è arrivato il grande giorno, 6 giugno 2015, alle ore 16:23. Mancano circa 4 ore qualcosina, dove sto poco scusate, sono un po' troppo nervoso, come devo. A Berlino scenderanno in campo la nostra Juventus, la nostra amata Juventus, la nostra signora squadra. Ci sarà, come ho letto, ci sarà mezza Italia, tutta anti-juventina, tutta a tifare Barcellona, a tifare per la squadra spagnola. Credo che è una cosa deficiente. Ho visto alcune foto a Napoli, soprattutto a Napoli, vendere bandiere, magliette del Barcellona, quando io credo invece di pensare alla Juventus, di pensare proprio in casa loro, perché proprio hanno fatto una stagione schifosa, sono addirittura quinti. Perciò guardare in casa degli altri come la Juventus è una cosa ridicola. Beh, è da napoletano essere ridicolo. Scusate per la. Non sto insultando la città di Napoli, che ripeto, Napoli come città è una bellissima città, ci sono stato, ho tanti amici napoletani, sono bravissima gente, sono gente molto calorosa, buona, ti danno pure l'anima, però certuni sono tifosi, sono imbecilli. Vendere magliette, bandiere Barcellona, e addirittura ho sentito alcuni miei amici, sempre napoletani, essere minacciati o aggrediti se tifavano per la Juventus a Napoli. Comunque, ma non solo a Napoli, in tutto il resto dell'Italia, Roma, Inter, Milan, tifare per il Barcellona, beh, giusto così. Ma da quanto nostro avremmo, dalla parte nostra, i tifosi del Real Madrid e anche in parte i tifosi europei a tifare per noi, sicuramente. La partita stasera sarà molto, molto dura, questo non c'era da dire perché lo sanno tutti. Noi stasera giochiamo non con una squadra, ma giochiamo contro degli alieni. Sono dell'attacco micidiale, Suarez, Neymar, Messi, sono micidiali. Veramente fa prendere i brividi questo ridente, veramente. È bello che giochiamo anche senza Chiellini, Giorgione, senza il nostro mostro, Giorgione Chiellini, che può fare in difesa veramente è formidabile. Mi dispiace per lui perché si è preparato questa finale, è stata una finale di Champions, è brutta. Dai, speriamo che almeno i ragazzi diano la coppa in mano. Vinciamo questa grande coppa che è da 18 anni che non vinciamo. Comunque, rievocoliamo un po', diciamo, il girone della Juventus. La Juventus era nel girone A con Atletico Madrid, Olympiacos e Malmo. Diciamo che eravamo partiti male perché eravamo stati sconfitti subito dall'Atletico Madrid per 1-0. Poi avevamo vinto 2-0 col Malmo, per sbagliare il Malmo, poi di nuovo sconfitta della Juve contro l'Olimpia per 1-0,
E poi ci sono state due vittorie consecutive, sia col Mammo ancora sempre per 2-0 e poi in casa per 3-2 contro l'Olympiakos, dove Vidal poi mi sembra aveva sbagliato il calcio di rigore. E poi ci siamo fatti un bel 3-0 in casa, sempre in casa, allo stadium con l'Atletico Madrid, che questo pareggio ci ha fatto passare, diciamo, agli ottavi, abbiamo beccato il Borussia Dortmund, dove dicono tutti che abbiamo fatto un Borussia Dortmund scarso, non è più il Borussia Dortmund di qualche anno fa. Beh, si sa, i gufi, qualsiasi squadra abbiamo beccato, si sa, abbiamo beccato delle pappe molli, come dicono i gufi. Poi abbiamo vinto il Borussia Dortmund all'andata 2-1 e poi con un netto 3-0 lì in casa del Borussia Dortmund, e si dice a chi va da Dortmund arriva fino a Berlino. Noi abbiamo passato a Dortmund e siamo andati in finale a Berlino. Poi ai quarti abbiamo afferrato, pizzicato il Monaco, altra vittoria allo Stadium su calcio di rigore di Arturo Vidal. E poi il Monaco, un bel pareggio per 0-0, ci ha fatto volare in semifinale. E qui già io ero strafelice, perché in semifinale la Juve non arriva da 12 anni e abbiamo beccato, credo, la seconda terza squadra più forte d'Europa, Real Madrid. Bella partita, veramente l'abbiamo schiacciata in tutti e due i casi, a Torino che a Bernabeu. Comunque la vittoria a Torino sta per 2-1, grande partita, prestazione stupenda, il gol di Morata, pareggio di Cristiano Ronaldo di testa, e poi mi ricordo il gol del 2-1. E poi a Bernabeu abbiamo pareggiato per 1-1, calcio di rigore sempre di Cristiano Ronaldo, da Chiellini. E poi il padre di Alvaro Morata ci ha spedito a Bellino. Perciò abbiamo fatto diciamo un girone, una Champions League con buone squadre, ma comunque il Barcellona ha fatto veramente un'ottima Champions League, beccando squadre forti come il Manchester City, il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, eliminate tutte loro, lui, queste grandi squadre. Comunque stasera ci sarà una partita difficilissima da giocare, una partita fortissima veramente, dove, ma credo, se giochiamo tutti di squadre, giochiamo come abbiamo giocato con Real Madrid, diciamo i sogni non che sono sogni, non sono desideri, grazie a Dio ancora non si pagano i sogni, sognare è umano, possiamo ancora sognare l'impresa, dai. Sono molto pessimista, però ce la possiamo fare. Speriamo stasera di riprendere, se sarà e succederà, di riprendere tutti i festeggiamenti della Juventus, tutte le cose, capito? Speriamo. Ascolta ragazzi, mi scusa, pure il telefonino in diretta, pure la musica Juventus in diretta, di quanto amo la Juventus, pure la Juve in diretta, non lo prendo perché non mi si rompono i coglioni, mi chiudo la chiamata. Questo era un amico mio interista, me lo sport, mandando messaggi su WhatsApp 4050, ma comunque ragazzi, abbiamo ripercorso un po' insieme dove ci ha portato a Berlino. Ringrazio a tutti i miei iscritti, iscrivetevi ancora in tanti, lo so, non c'è un cazzo, ma per stemperare un po' gli animi. E come vada, se non va, sempre solo forza io, ragazzi, ricordiamo. Sempre solo forza Juve. Vi lascio con questa bella canzone. Ci vediamo domani, un bacione a tutti, sempre solo forza Juve. Ah, volevo dire un'altra cosa per tutti i gufetti che hanno scommesso 3-0 per il Barcellona, addirittura 4-0 per il Barcellona. Per tutti voi gufi, lo so, ci state gufando, ma un altro anno noi in Champions League ci siamo. Guardatevi bene in faccia, un altro anno noi in Champions ci siamo. Io la mia faccia, anche se lo so che spottete perché prendete per il culo, faccio video, ma io la faccio, la metto sempre. Se questa sera perdiamo, il video lo farò sempre. Sempre, perché ve la mettiamo sempre nel culo, a voi italiani ve la mettiamo sempre nel culo. E ha ragione il presidente Agnelli, questa finale non è degli italiani, questa
questa finale con gli Juventini. Voi non c'entrate con noi, voi li fate per il Barcellona, voi non siete italiani. La Juventus gioca in finale, non l'Italia. La Juventus rappresenta la Juventus. La Juventus non rappresenta l'Italia. La Juventus rappresenta tutto il mondo juventino. Tutto, tutto. Basta, che ci siete rotto il cazzo. E più gufate, più siamo più gufate, più godiamo per le vostre vittorie. Lunga vita a voi nemici, per così godremo dei nostri successi, sì, questo voglio. Vi voglio che, come si dice, voglio che durate, campate, vivete tanto, voi che vivete tanto, così soffrirete delle nostre vittorie. Vi lascio a tutti, una buona serata a tutti, spero che sia la Juventus, che sogno si realizzi. Un abbraccio a tutti, sempre solo.